Evidentemente due fatti fra loro lontanissimi, una tragedia drammatica di quegli anni bui e un film con una colonna sonora che hanno fatto un po' da sigla di apertura dei costumi e della musica di quegli anni. Prima di immergersi allora in questi anni Ottanta vogliamo proporvi questo passo indietro, offrendovi qualche elemento per riflettere insieme. Siamo nel 1978, c'è il sequestro, la strage della scorta e poi l'assassinio di Aldo Moro. Praticamente in contemporanea arrivano John Travolta e Saturday Night Fever. Il primo è un dramma che scuote l'Italia nel pieno di una stagione che mina le sicurezze del paese e anche di noi italiani. Quella telefonata del brigatista Valerio Morucci è un fatto che ancora oggi ci scuote. Tre giorni prima del sequestro Moro, questa è l'immagine che vi fa riferimento, a Londra arriva Saturday Night Fever. Arriva nelle sale un film indimenticabile, in realtà molto più di un film si rileverà. Saturday Night Fever è energia pura. Un critico americano scrisse in quegli anni: ascolti, guardi il film, ascolti quella musica, hai bisogno di muoverti, di ballare e puoi essere tutto quello che vuoi. Aggiungiamo un terzo fatto. Nella foto che vedete c'è Franco Di Bella, è un giornalista, e nel 1977, un po' a sorpresa, viene chiamato a dirigere il Corriere della Sera. C'è una domanda che appena arriva lo tormenta. Il giornale va svecchiato, è un quotidiano appesantito da notizie tutti i giorni che riguardano stragi, lotte sindacali, questioni di carattere politico, crisi economica. E allora decide di provarci. Per esempio mette in prima pagina una inchiesta sugli skateboard, che era una moda, una tendenza che in quel momento si stava facendo largo e che sarebbe altrimenti finita ai margini del giornale. Poi dà risalto ad una riflessione di Alessandro Goldoni, il diritto di divorziare dai genitori. Ora, oggi, oltre 40 anni dopo, sono contenuti che ci fanno un po' sorridere, ma in quegli anni portare all'interno di un giornale così paludato, così schematizzato certi contenuti, era un esercizio di rottura. Tenete conto che la Repubblica era arrivata un anno prima, quindi la concorrenza fra i due giornali non era ancora accesa, il Corriere della Sera era il punto di riferimento assoluto. E poi accade un altro fatto che in questo libro di Paolo Morando è ben descritto. È il 13 settembre, siamo ancora nel 1978, Di Bella decide di pubblicare in prima pagina la lettera di un cinquantenne che è innamorato di una ragazza, è sposato, è innamorato di una ragazza più giovane, di 34 anni, ricambiato. Lui è combattuto perché lei lo sta per lasciare, perché lui non ha il coraggio di lasciare la moglie, ma lui non può stare né senza l'una né senza l'altra. E allora minaccia in questa lettera di suicidarsi. Una lettera del genere, in prima pagina, sul Corriere della Sera, scatena un pandemonio. Non passa inosservata e si sollevano anche tante critiche. Ma come un giornale di questo genere dedica tanto spazio ad una questione di natura del tutto personale? Mi si è mai visto? Ma qualcuno si mette anche a pensare cosa c'è dietro l'iniziativa di questo genere. Di Bella decide di tirare dritto, se ne frega delle polemiche, decide che è l'ora delle questioni personali, dei sentimenti, delle passioni. Gli altri giornali colgono questo messaggio che si sta muovendo e inseguono il Corriere. Gaspare Barbilini Amidei, 20 anni dopo, dirà guai a sottovalutare quello che accade all'interno dei media. D'altra parte, se un grande quotidiano apre una strada nuova, va seguito con attenzione. Guardate queste copertine, che sono di settimanali, di quelle settimane che seguono quell'articolo in prima pagina del Corriere della Sera, e si vede come i contenuti cominciano veramente ad alleggerirsi tanto. Qui invece siamo poco dopo, siamo nel 1980, il film La terrazza di Ettore Scola. Vittorio Gassman, in persona, un politico di quel tempo, e fa tantissime battute all'interno di questo film che danno l'idea di questa leggerezza dei contenuti. Dice: è lecito essere felici se ciò crea l'infelicità altrui? Capite questa voglia di essere felici, di addossarsi la responsabilità di scuotersi? Oppure, questa è fantastica, a che ora è la rivoluzione, signora? Bisogna venire già mangiati? E sono battute che dicono di una leggerezza nuova che si fa avanti. Un altro segnale di questo progressivo passare dal noi all'io è questo. Nel 1979 arriva dalla Sony il primo Walkman. Voglio sentire da solo la musica che piace a me. Ci sono altri elementi, arriva potentissimo il movimento della moda. Moschino, Ferré, Versace, Armani, Covery esplodono in quegli anni i loro fatturati e anche la loro creatività.
arrivano le TV private, non so se ricordate, torna a casa in fretta, c'è un biscione che ti aspetta. Non sono, sono fatti che oggi ricordiamo con vicini nel tempo e sono molto significativi. La trasmissione Quelli della notte ci tiene incollati alla televisione fino a sera. Insomma, gli anni Ottanta, che cominciano con un anno bisestile, sono governati nelle tre grandi potenze da Reagan, Gorbaciov e Margaret Thatcher. Però torniamo alla musica, torniamo a Saturday Night Fever, ciò che riesce a scuotere. C'è un personaggio, un altro giornalista dal naso particolarmente raffinato, Maurizio Costanzo, dirige la Domenica del Corriere e ha l'idea di cercare il John Travolta italiano e la Olivia Newton-John italiana. È un successo dilagante, si fanno selezioni ovunque. Nel frattempo le discoteche si popolano come mai prima di quel momento. In pista, per la verità, non più coppie, c'è solo lui, c'è solo lei. È una danza un po' egoista, un po' privata. Esplode comunque la discoteca come luogo d'incontro. I giovani non vogliono più la rivoluzione, vogliono soprattutto essere felici, vogliono vivere secondo i loro desideri. E dopo gli idealismi c'è bisogno di una vita ricca, dove tutto non debba coincidere per forza con il lavoro. Dilaga la voglia del divertimento, c'è voglia di pensare a se stessi, almeno una volta alla settimana di divertirsi, magari in discoteca. Pensate, dal 1978, dalle 5.000 discoteche che ci sono in Italia in quel momento, ne nascono 500 ogni anno, regolarmente, ovunque, nei luoghi di elite, nei sottoscala. Ogni settimana più di 3 milioni di persone vanno a ballare in discoteca. E dentro le discoteche emergono delle figure nuove che caricano di entusiasmo quelle notti. Cominciano ad affacciarsi i disc jockey. Prima c'è una fase di passaggio che voglio brevissimamente raccontarvi. Nei locali notturni la musica era rigorosamente dal vivo, c'erano le band che suonavano e poi una pausa per consentire il loro riposo dei cosiddetti, potremmo chiamarli i mettidischi. Con il suo intervento i mettidischi consentivano una pausa alla musica dal vivo.